Il golf è tutta testa. Il golf si gioca nello spazio fra le due orecchie. I 15 centimetri, quanti centimetri saranno? Saranno 15? Non lo so, dicono 15, ci Bella fidiamo. Bella G. Bella B, quanto secondo te è vera la dichiarazione classica che si sente dire, ah ma poi il golf tutta testa? Sai che ti posso dire? Dipende. Dipende, per me è assolutamente vero che è 100% testa. E per me è assolutamente vero che quelli, quasi tutti, il 90% di quelli che dicono il golf è 90% testa, stanno dicendo una cavolata. Urca, ho detto una cavolata quindi. No. Vai, prova. 90%. Vai, 90%. Io sono nel 10%. Quelli che dicono la frase il golf è da quasi che, tutto da testa. Da che cosa partono secondo te? Partono, per poter dire che, togliti, devo fare un approccio. Schiena. A mio avviso, partono da questa cosa. Ho delle lacune di qualsiasi tipo, tecnico, fisico, strategico, di allenamento, eccetera. Quando riesco, anche grazie alla testa che funziona bene, ad avere un equilibrio in cui tutto funziona, vado. Appena un parametro se ne va a scatafascio, e uno dei parametri più facili da mandare a scatafascio è la parte mentale, quindi ho un'acqua davanti, ho lo score in tasca, ho pressione sul risultato, crolla tutto il castello di carte e da lì lo score se ne va. Okay. Ma la testa in questo caso è solo un qualcosa che manda fuori equilibrio una costruzione che era già completamente fuori equilibrio. Se il resto è abbastanza stabile, se la parte strategica è buona, se la parte tecnica è buona, ti posso dire che la testa fa un po' meno rispetto al se non funziona proprio non ce n'è. No, non sono d'accordo. Però, ma per niente. Però per una volta non siamo d'accordo, bene, no, bellissima. No, quasi sempre. Però però sì. Al contrario, ti dico che tutte le altre cose, allenamento, strategia, ma anche solo tecnica e swing, sono in realtà molto legate alla testa. Quindi ti posso quasi dire che buona parte dell'errore che fa il giocatore che dice ah, il golf è 90% testa perché fino alla 15 stavo andando bene e poi ho iniziato a fare shank. Lo shank è solo un errore di testa. Lo shank è un errore di testa se non sai come fare a non fare shank. Molto semplice. Questo è il tuo mantra, è una vita che lo dici. Vai, detto avanti. Questo, vai avanti perché adesso parto io. Ciao. Proprio per questo motivo, la testa è quella che ti deve aiutare prima a sapere come fare a non fare shank. Ti deve aiutare prima a sapere come fare a impostare la strategia per fare in modo che anche quando hai i blob, quando la testa se ne va a scatafascio, tu comunque riesci a portare a casa un buon risultato. E anche lì la testa aiuta. Non sono d'accordo. Vai. Non sono d'accordo per un motivo semplice. Secondo me la qualità, ok, della tecnica, dell'approccio al campo, della ripetitività che riesci ad avere grazie anche al fatto che sai che hai degli errori e quindi ci giochi a favore al posto che giocarci contro e quant'altro, definiscono il range entro cui tu riesci a giocare. Perché se sei un giocatore che non fa più di 150 metri col drive e non riesce ad imbucare un putt, è molto improbabile che tu sia scratch, ok? Sarai entro un determinato... Molto improbabile. Adesso ho esagerato, ma per far capire. Se sei un giocatore che tira facilmente 250 metri col drive e hai un buon gioco corto, tendenzialmente è molto improbabile che tu giocherai più di 9 di handicap. Sì. Ok, ordini di grandezza, sono 80 sul campo. Quindi quello che tu mi dici, ovvero tutta la parte tecnica, la parte dello shank, se so come si fa a farlo, allora so anche come non farlo, tutto bellissimo, ma fa parte del pacchetto che costituisce il giocatore. Ma, prego? Cambio. Se arrivo e questo approccio lo so fare tranquillamente e ho la testa nel pallone, la paura di tirare il colpo, la non sicurezza perché magari è tanto che non gioco questo colpo, adesso sparo, una cosa, qualunque cosa mi entra in testa, o come prima quando siamo partiti che ho provato a darti fastidio ma tu
sei nettamente superiore a queste cose, quindi te ne sei fregato. Qualunque di queste cose, che è mentale, non è tecnica, vero, mi entra in testa, io sono capace di fare una flappetta, essere qui. Quindi vale il 100%. Perché? Perché se elimini quella variabile, allora entra in gioco tutto quello che hai detto. E allora lì rimango entro determinati limiti. Un giorno colpisco meglio, un giorno colpisco peggio e sto nel mio delta. Ma se ho dentro la testa quel grillo, il mostro nel cervello, e ne abbiamo visti di giocatori che hanno mostri nel cervello, ma infatti non riesci a giocare il tuo livello, ma neanche vicino. Infatti è dove volevo arrivare. Ovvero, il giocatore che dice è tutta testa, perché quando c'ho l'acqua davanti sbaglio e vado in acqua. Il problema non è in quel momento lì che la tua testa non sta funzionando, è che la tua testa prima non si è costruita un pacchetto per difendersi da quella situazione. Cioè. Allora lì ti posso dire, anche in fase di allenamento non riesco a bypassare questo problema, perché mille motivi, allora ti dico sì, la testa qui ti sta lavorando veramente male. E quando la testa lavora male, dici bene, ma non c'è modo verso, di non ne esci. Far uscire neanche un colpo che sia decoroso nel range di gioco. Ma al contrario, questo colpo d'approccio qua, quando mi alleno, una volta su 100 faccio flappa, e in campo ho fatto flappa alla 18 perché la testa non mi ha funzionato bene, perché ero in score, avevo paura, perché caspita questo vale, mi abbasso di handicap, vinco la gara, quelle cavolate che entrano in testa a chiunque, ok, anche quelli abituati. Se i professionisti sono capaci di sbagliare pat, certo, da un paio di spanne, vuol dire che qualcosa ti entra, perché lì non mi puoi raccontare che è tecnica. E quindi l'errore è stato magari l'approccio con cui sei arrivato lì. Lì ti dico che la testa varia dal un po' per cento al 100% totale, considerando che in realtà è il 100%. In realtà la testa è quella che ti costruisce, perché la testa è quella che fa anche muovere i muscoli, cioè parte tutto da lì, quindi anche lo swing è governato dal cervello, potenzialmente, però lo fai in maniera acquisita, non lo fai in maniera conscia. Quindi il cervello perché funziona male spesso? Perché cerca di manovrare quello che in realtà non dovrebbe essere manovrato. Il problema è che in alcune situazioni è molto difficile, però tanto che ognuno di noi ha quest'idea, per me vado. È 100%, proprio perché se non riesci a eliminare quello, la testa ti ha fatto fare il 100% degli errori. E ti dico, se la stessa frase di prima l'analizzi a pacchetto completo, ovvero parte allenamento, strategia, tecnica, gestione sotto stress, eccetera, la testa conta il 110. Se l'analizzi solo nel... Come la ristrutturazione, abbiamo il 110. Se l'analizzi solo nel... questo colpo mi viene una volta su due, il 50%, e cavolo, quando ero alla 18 davanti al bunker, sono andato in bunker, ti dico... Ma quello fa parte del pacchetto del giocatore. Se il giocatore non è così intelligente da giocare sul colpo che gli viene più del 50% e gioca su colpi che gli vengono meno del 50%, ma lì non c'entra la testa, lì c'entra una cabala lì è estrarre a sorte. Sì, ma il giocatore quindi sarà nella fascia di risultati più alta rispetto a quello che si potrebbe permettere, perché non sa ragionare. Ma ragionare e avere problemi di ansia da tiro cambia completamente. Quindi, se il 100% del... La testa serve per riuscire a essere liberi di poter fare il tuo miglior gioco. Poi, se tu sei capace di fare il tuo miglior gioco, il miglior gioco rispetto al tuo miglior gioco, allora vale il 100%, perché quando subentra l'errore mentale, cioè di paura, di stress, fai il 100% delle flappe, il 100% del disastro, e quindi vale il 100%. Quando lo annulli completamente, riesci a fare lo 0% di quell'errore lì. Quindi infatti, vale 100%. Infatti sai dove ti chiudo? Anche la testa, il modo di ragionare, il pensiero va allenato. Questo ci sta.
B, ma che pippe siamo, neanche uno siamo riusciti ad imbucare. No, non solo, neanche uno in buca, tutti corti. Sai perché non imbuco mai l'approccio quando sono sotto pressione? Certo, perché non sai imbucare mai, neanche quando sei in allenamento così, è ovvio che non imbuchi uno. Bene, ma perché io avevo paura di tirarle. Ma che cavolo stai dicendo? Ma non valevano niente. Ma seriamente? No, ma io me le vado. Non è vero.